Pronto? Sì, buonasera. Vorrei parlare con il sindaco. In studio c'è l'assessore all'urbanistica Elio E mi faccia parlare con Sanicandi. l'assessore. Va bene, prego, prego. Sì, pronto? Sì, guardi, è in diretta, l'ascoltiamo, può parlare, c'è l'assessore che Allora, l'ascolta. non so nemmeno come rivolgermi. Io Prego. sono la signora Moretti, Sì. che sono proprietaria di un candiere, io e con altri eredi, di Vianetti De Roschi, ma è già l'altra volta, a cui mi doveva dare una risposta. Perché non se lo prendono? Se sta impegnato, ci fanno pagare, io sono pensionati, a pagare tanti soldi con un candiere che se ne occupano soltanto i banditi, che escono, entrano, rompono, fanno. È a disposizione del comune, non lo so perché non lo lasciano libero o se lo prendono. È da 40 anni che mia madre ce l'ha dato, mio padre, e non riesce ancora a liberare. Signora, mi perdoni un attimo, mi ascolti? Ci deve spiegare bene la situazione perché altrimenti l'assessore non può darle una risposta. Allora, questo Allora, noi cantiere. abbiamo, diciamo, una rimessa, un candiere Sì, in Vianetti De Rossi, sì, sì, 64, a cui prima stavano i delinquenti, entravano, uscivano, non so. sì, sì. Abbiamo fatto tanto con l'avvocato Stefani e abbiamo cercato di mandarli via, perché questo candiere è a disposizione del comune. Ma in che No, senso, signora? Perché dice a disposizione del comune? sì, non è edificabile, così ci hanno detto sulla carta, insomma, che è a disposizione, che il comune quando vuole se lo deve prendere. Però paghiamo l'IMU, paghiamo le tasse, paghiamo le cose, e quindi io sono anziana, vivo di pensione, e non è anche giusto 40 anni che mia madre ce l'ha dato, e noi non vediamo ancora la luce di questa proprietà. Va bene, Ma allora chi se ne occupa? provo. L'avvocato Sì. Stefani? Perché non magari si fa rivolgere l'avvocato, insomma, in maniera un po' più chiara? Perché onestamente E non ho no, capito di adesso che si tratta. io francamente non ci stiamo più con l'avvocato perché anche lui ha un sacco di soldi e noi pensionati siamo, figlio mio, non è che siamo Va bene, ma se ricchi. mi fa capire, magari con No, e qualcuno, un tecnico, noi siamo qualcuno che stati ci viene a ereditati dai spiegare. nostri genitori. Questo candiere che Sì, sta in ma. Vianetti De Rossi, allora, questa era in favore della via della de, come si chiama, via de, Corbe, quasi. Non so, vicino a Pistolato, no, vicino a scuola, dove sta la scuola? Proprio la scuola sta alle nostre spalle, via Nitti De Rossi, Ma a che cosa è via della destinato? Cos'è? Carboneria, insomma, che devono aprire la strada per la via. Questo candiere, almeno sulle carte, ci stava detto che Forse si deve essere dovevano. l'area del Via tribunale, della secondo Carboneria, esatto, tribunale. sì. Si doveva. Probabilmente dovevano espropriarlo questo terreno. Eh sì, lo dovevano espropriare, ma da Ma che ho 40 anni capito. stiamo pagando i soldi, poi avere a che fare con gente malavitosa che entrano, escono, hanno fatto un buco, hanno fatto le cose, e poi è anche un peccato, figlio mio, io tengo 80 anni, a pagare sei Sì, soldi, che vabbè. senso che possiamo avere un centesimo? Signora, abbiamo più o meno capito la situazione. Adesso tentiamo di spiegarlo in diretta. Intanto la ringraziamo per essere intervenuta. In effetti la signora chiamò già l'altra volta, però bisogna forse fare chiarezza su una questione fondamentale. Se non capiamo dove, probabilmente sarà Visto che ha un'area citato Via della inserita Carboneria, in penso che un'area sia quella. che dovrebbe essere forse oggetto di esproprio, però ecco, bisognerebbe avere nel dettaglio le particelle, capire se Via della Carboneria era ubicato il secondo palazzo di giustizia, quello che poi è stato bloccato come procedura In attesa di nella Pizzarotti. scorsa amministrazione di Cania Brescia per avviare poi un altro procedimento che è quello della Cittadella della Giustizia. Quindi se è quello, attualmente il procedimento è sospeso, per cui se non viene effettuato l'esproprio, la signora non può essere ristorata, diciamo, Quindi, signora, risarcita. ricapitolando, il comune potrebbe acquisire questa rimessa di sua proprietà espropriandola soltanto nel caso in cui si desse corso al progetto di realizzazione del Dell'opera nuovo pubblica. Probabilmente, Palagiustizia, che è sempre zona della Carboneria, quindi quartiere Libertà, allora vicino il bisogna vedere, Palazzo perché Vecchio. potrebbe essere anche un'altra opera È pubblica, insomma. probabile, però le dico già che quel progetto per il momento non si farà perché c'è tutto un procedimento in corso su un altro progetto sul Palagiustizia. Allora, prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Vorrei proporre all'assessore, se possibile, parlare di una riforma del lavoro.
io non ho mai chiesto favori a nessuno, quindi per l'amor del cielo, ma penso che l'argomento più importante che oggi affligge l'Italia è la mancanza di lavoro. Se provassimo per un momento a spiegare agli italiani, cari lavoratori, il tempo di Bengodi è finito, adesso dobbiamo lavorare e produrre come i cinesi, ben inteso, in modo da avere prodotti anche in concorrenza a quelli cinesi, ben inteso ovviamente riducendo i contributi ai lavoratori, riducendo le tasse ai datori di lavoro e quanta. È possibile realizzare un progetto simile? Ha concluso? Sì. Grazie per questo intervento. Credo che sia molto difficile, si può sicuramente ridurre il costo del lavoro, è un tema tra l'altro enorme di cui parlano persone molto più competenti di me, ma lavorare come cinesi mi sembra insomma una cosa un po' strana, anche perché lei deve sapere che uno dei temi diciamo, di cui parliamo sempre è che appunto i cinesi producono in quella maniera perché non rispettano tutta una serie di regole che noi abbiamo, le norme sulla sicurezza del lavoro, e le normative di tipo previdenziale. Mi raccontavano che anche da noi succede, e deve essere oggetto di controllo, che ci sono degli stabilimenti in cui ci sono i lavoratori al piano terra e questi al piano di sopra hanno le stanze dove dormono e quindi fanno i turni, per cui dormono e lavorano facendo dei turni massacranti a cui le nostre norme, le nostre leggi assolutamente non consentono questo, ma non lo consente neanche diciamo, la nostra cultura appunto del lavoro. Che beh, invece, sarebbe un passo indietro, una sconfitta. Sarebbe una cosa, ritengo, impossibile. Invece è possibile migliorare l'efficienza produttiva, incentivare gli imprenditori, quindi abbassare i costi collaterali al costo del lavoro, e soprattutto sviluppare quei lavori ad alto valore aggiunto che hanno producono maggiore ricchezza, quindi nei settori del terziario avanzato, della logistica, perché nei settori di base è difficile far concorrenza a paesi come la Cina, o ce ne sono tanti altri che hanno costo del lavoro bassissimo, quindi su quel piano noi saremmo assolutamente sconfitti. Bisogna invece ampliare il raggio e operare, sviluppare quelle attività lavorative, produttive che richiedono più creatività, più formazione, più capacità e specializzazione professionale e soprattutto quei settori del terziario avanzato, basato sulle tecnologie, sulla conoscenza, sulla cultura e l'innovazione, insomma, ed è quello che su cui bisognerebbe investire molto. Però già l'eliminazione del cuneo fiscale sarebbe un buon passo in avanti. La ricerca, cioè, quanto per esempio, costa? È un altro settore importantissimo. Se nel nostro paese si potesse incentivare di più la ricerca, chiaramente dalla ricerca, dall'intelligenza, dai nostri giovani, dalle nostre università e politecnici potrebbero uscire tante opportunità di lavoro in settori assolutamente innovativi. Però è assurdo che un lavoratore costi così tanto all'azienda a fronte invece di quello che poi fisicamente davvero entra nelle tasche dei lavoratori. Il rapporto è troppo elevato, c'è una forbice troppo ampia che andrebbe assottigliata, e questo credo che sia già un ottimo passo verso anche un incremento dei dati occupazionali probabilmente, quindi certo, evitare il precariato. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Senta, volevo parlare un po' del nuovo mercato che è stato fatto a Carassi, nella zona del carcere. Sì. Siccome inizialmente, ringrazio la giunta che ha fatto un buon mercato innanzitutto, però inizialmente a quel mercato c'era un controllo sistematico e capillare per quanto riguarda i vigili che facevano rispettare determinate regole. Si verifica, e io ho richiamato anche i vigili, però nulla ho notato, che tutti quanti inizialmente mettevano tutto in ordine quando c'era l'apertura. Adesso ci sono casse fuori, rifiuti, taluni mettono anche materiale che dovrebbe stare nell'interno esternamente, però non vedo perché si debba, c'è gente anche come cinesi che stavate parlando che si mette a vendere senza avere nulla. Adesso se si lascia stare il mercato va a rotoli. Mi dispiace perché una cosa così carina venga deturpata da
gente che non dovrebbe stare, e poi per i nostri vigili, che io ho richiamato anche di fare un intervento, non noto che non è stato fatto nulla, perché i negozi che terminano di mettere le loro cassette, il materiale, prima li portavano fuori, andavano a buttare i rifiuti, adesso invece ognuno lascia vicino la sua banca oppure lateralmente vicino al cancello casse che dovrebbero stare fuori, materiale che dovrebbe essere buttato. Cioè, dispiace, sinceramente vorrei che ci fosse un richiamo nei confronti di chi è preposto a far rispettare determinate regole. La ringrazio, buonasera. Grazie per il suo intervento, ringraziamo anche la regia che tempestiva subito ci ha mostrato le immagini del mercato di Santa Scolastica, che è il mercato di cui parlava appunto il telespettatore. Noi sicuramente facciamo una verifica sui controllori, ma diciamo, l'appello è più generale anche agli operatori, cioè nel senso che ovviamente non è aumentando diciamo, le forme repressive che deve migliorare la qualità urbana, ma diciamo, con la capacità da ognuno di autoregolamentarsi. Quindi sui mercati, per esempio, stiamo lavorando molto per poter sviluppare la raccolta differenziata e per fare questo è necessario che i singoli operatori e anche i clienti, gli utenti dei mercati siano attenti su questo e siano disposti e disponibili a effettuare la raccolta differenziale, a tenere in ordine i box e comunque gli spazi pubblici. Comunque sicuramente è un tema su cui possiamo intervenire, insomma chiederemo di vigilare maggiormente su questo tipo di funzionalità dei mercati. Allora andiamo in pausa pubblicitaria per qualche istante, poi ancora qui con l'assessore all'urbanistica Elio Sannicando, a tra poco.